amici. Oggi siamo qui su Race Room Racing Experience e andiamo a fare un giro con la BMW M6 sul Nürburgring Nordschleife in versione VLN, credo che sia 22-23 km. La caratteristica basilare e peculiare di Race Room, che è un ottimo simulatore di guida, devo dire, il suo fiore all'occhiello sicuramente è il comparto audio, quindi il comparto sonoro di Race Room non ha rivali. È davvero fatto, i suoni sono campionati, sono registrati davvero bene. Se lo giocate con le cuffie, veramente dà l'idea di un'immersività davvero fantastica. Le scalate di marcia, il rumore delle sospensioni, i cigoli. Ok, qui stiamo entrando nel vecchio circuito Nordschleife. Grinnell, come lo definì Niki Lauda, l'inferno verde. Vedete, siamo al tramonto. Anche a livello grafico comunque non fa gridare al miracolo magari rispetto a Project Cars o anche ad Assetto Corsa, che forse graficamente sono più evoluti, ma comunque è genitoso come godibile anche dal punto di vista grafico. Come vi dicevo prima, il fiore all'occhiello di Race Room è sicuramente il comparto audio. Lì veramente non ce n'è per nessuno. Regala una sensazione di immersività nel gioco davvero eccezionale. Se poi giocate con le cuffie, davvero è una goduria per le orecchie. Ora qui comincia una lunga discesa. Una curva da fare in tre volte, anzi in una volta con tre apici, curva molto stretta, una delle più lente del circuito, forse la più lenta. Ora arriveremo sul ponte qui. Molto importante, perché poi c'è questa salita, quindi bisogna uscire veloci. Ora qui siamo questa è la curva dove Niki Lauda ebbe il famoso incidente in cui rischiò la vita, ne porta i segni ancora oggi. E infatti la definizione di inferno verde è proprio sua. The Green Hell.
è la pista secondo me più bella del mondo, è la più completa davvero. Sentite il suono di questa BMW, le scalate delle marce. Questo è il caracciola carousel. Ora qui inizia la seconda parte. Forse la più difficile, perché è la più difficile da imparare in questa serie di curve cieche. Poi la seconda parte, quindi qui quando uno prova a fare dei giri sul Nürburgring è sempre quella parte che si fa più fatica ad arrivarci. Richiede molta concentrazione, per quando riuscirete a ricordarvi le curve è veramente da molta soddisfazione guidare qui, anche immagino nella vita reale, però anche diciamo su un simulatore per chi si accontenta. Qui mettiamo la sesta, questa serie di curve veloci, dobbiamo scalare due marce, qui un'altra, ora arriviamo nella zona del piccolo carosello. Bisogna portare fuori velocità perché c'è un lunghissimo rettilineo. Setup è quello standard, attenzione qui una S velocissima, grandi scalate per ritornare sul rettilineo d'arrivo. Proviamo a fare ancora un giro. Grande frenata, qui sono andato troppo lungo. Thank you.
testa coda. Anche qua siamo salvati per miracolo. Discesa, tutte le marce. Discesa. Curva in tre apici. Curva lenta in discesa. Siamo al ponticello, attenzione qui a non andare in testa a coda. Curva lauda, curva importantissima. Lunga salita, questa serie di curve velocissime da fare in pieno. Qui è facile distrarsi, eh? Ci si rilassa un attimo e si è fuori. Attenzione, andiamo verso il caracciola carousel. Abbiamo fatto abbastanza bene. Qui al salto questa parte
qui scarica tantissimo, curve veloci. Oh, attenzione, ho rischiato, tantissimo. Abbiamo le gomme sporche, piccolo carosello, abbiamo rischiato un test a coda. Noi abbiamo le gomme sporche, quindi la tenuta è meno. Lungo rettilineo vedete là in alto sulla destra il castello di Nürburgring, credo. Nürburgring. Attenzione, questa S velocissima. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non è stato un giro, un gran giro perfetto, però un giro dignitoso, diciamo. Ok, dopo questi due giri al Nürburgring, al Nordschleife, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto qui sul mio canale al Coruno con altri video che non sono necessariamente video su simulatori di guida, ma come vedete vedo un po' di tutto, un video su trail running, tutorial. Così, ogni tanto facciamoci un giro. Vi ringrazio e alla prossima, ciao amici.